Signor Presidente, anzitutto l'incondizionata solidarietà e vicinanza al Presidente del Consiglio. Mai abbiamo considerato avversari politici gli avversari politici dei nemici. L'odio non è nel nostro codice genetico. Tantomeno possiamo considerare nemico il Presidente del Consiglio del nostro Paese. Ieri l'immagine del volto sanguinante di Berlusconi ha fatto il giro del mondo e potete immaginare quale sia stata l'immagine generale che l'Italia ha avuto davanti a tanti cittadini nel mondo. L'immagine di un paese sull'orlo della guerra civile. Allora noi abbiamo il dovere di un supplemento di serietà e di serenità. Se si perde il senso della misura in questo momento, si dimostra o che si vuole strumentalizzare un evento di questo tipo o comunque si perde l'occasione per capire il messaggio che arriva da questo evento alla politica. Onorevole Ministro, lei sa che il nostro gruppo parlamentare le dà la fiducia che si merita da Ministro dell'Interno, ma per una persona normale appare impossibile ritenere che non vi siano state falle nel sistema di sicurezza sul Presidente del Consiglio. E pur tuttavia noi confidiamo in lei, sappiamo che sa fare il suo lavoro e siamo fiduciosi sul fatto che approfondirà questi aspetti che evidentemente non potevano essere approfonditi questa mattina. Il fatto, onorevole Colombo, che il Tartaglia sia in cura da tempo per problemi psichici non attenua in alcun modo la gravità dell'evento. Menti deboli e menti fragili sono sempre più disponibili a suggestioni folli. Noi dobbiamo comunque tenere guardia. Internet, signor Ministro, è un terreno pericolosissimo. Pericolosissimo anche all'inverso, l'intervento su Internet. Io richiamo tutti alla prudenza. Le leggi esistenti già consentono di perseguire i responsabili. La Polizia Postale fa un lavoro straordinario. Dobbiamo andare fino in fondo, ma, onorevoli colleghi, guardiamo agli Stati Uniti d'America, guardiamo alla democrazia americana, guardiamo a quello che succede in quel paese che è la grande frontiera della libertà, dove Obama riceve intimidazioni inaccettabili su Internet, ma dove nessuno è mai venuto in mente, neanche nell'anticamera del cervello, l'idea di censurare Internet. Allora, attenzione su questo versante, perché guai rispondere con provvedimenti che finirebbero per essere illiberali davanti a sfide che richiedono da parte nostra la tolleranza zero verso i colpevoli. In conclusione, primo, isolare i violenti, senza se e senza ma da parte di tutti i partiti presenti in Parlamento. Ambiguità, doppi pesismi non sono consentiti. Secondo, riprendere il nostro lavoro politico con serenità. Ognuno sostenga le sue tesi con la necessaria sobrietà, le sue tesi, non le tesi degli altri, perché non può passare una sottile intimidazione per cui, dopo questo evento, le tesi political correct sono alcune e non altre. Queste sarebbe un pessimo servizio al Presidente del Consiglio e al suo governo, perché vorrebbe significare strumentalizzare questo evento per finalità che nulla hanno a che fare con la solidarietà col Presidente del Consiglio. Terzo, dal male può nascere un bene. Questo sì, amici, questo sì, colleghi, dal male può nascere un bene. Noi possiamo fermarci un minuto a riflettere. Si studi il modo di concorrere, ad esempio, ad un cammino riformatore che serve al nostro Paese. Questo sì, su questo non c'è niente di male che si solleciti una riflessione di tutti e di ciascuno di noi in questo momento, fermando una spirale di odio che c'è, io l'ho vista in piazza a Milano
il giorno dell'anniversario di Piazza Fontana, perché quando si impedisce di parlare ai familiari delle vittime, a gente che ha perso marito, figlio, padre, beh, qui vuol dire che qualcosa non funziona e che il veleno c'è. In conclusione, la solidarietà è doverosa. La strumentalizzazione di questo evento o l'intimidazione verso gli altri alimenterà invece una nuova campagna di odio da cui non potrà che venire del male al nostro Paese. Come sempre, ciascuno si assumerà la propria responsabilità. Infine, onorevoli colleghi, censurare Internet è sbagliatissimo. Censurare i giornali sarebbe ancora più sbagliato, ma se noi, invece di censurarli, li leggiamo, guardiamo dai giornali di destra a quelli di sinistra le campagne di odio che si fanno, e alla fine penso che chi è senza peccato scagli la prima pietra. Noi non saremo tra quelli.